al canale. Che devo aspettare? Su, iscriviti! Uffa! Ma buonasera, miei piccoli geniacci giappo. Allora, oggi voglio recensirvi in maniera non spoiler, giusto qualcosina, magari potrà venire fuori, di Hanako-kun. Allora, Hanako-kun e i sette misteri dell'Accademia Kamome. Ecco qua l'autore, l'autrice, non si capisce, non mi sono documentata, lo so. Comunque, Aida Hiro. Allora, sono usciti tre volumi, io ne ho letti per il momento due. Devo dire che il primo non mi aveva molto convinta, se non verso il finale. Verso il finale non mi è dispiaciuto. D'altra parte, benché si parli di misteri, benché si parli di sovrannaturale, non aspettatevi i Ghostbusters, non aspettatevi i Devilman, non aspettatevi niente di così terrificante. Anche perché, guardate, verso la fine c'è scritto Nene Ashiro, che comunque è una delle protagoniste, matricola amante dell'occulto e alle prese con una cotta disperata, decide di credere alle superstizioni e affidarsi al sovrannaturale. Scoprirà che una volta entrati nel bizzarro mondo degli spiriti, uscirne è difficile. Eccoci alle prime battute di una terrificantuolette saga. E qui infatti si vede anche che c'è il bagno, perché comunque c'è una motivazione se si parla di bagno. Io adesso, per chi non l'ha letto, non voglio stare a spoilerare il perché e il per come. Allora, devo dire che il manga ha lunghi tratti molto divertenti e poco di suspense all'inizio. Poi verso la fine effettivamente ci sono anche delle cose che ti lasciano un po' così. Quello che mi piace poco a volte sono questi caratteri impercettibili dei vari delle tavole, per cui insomma bisogna stare un attimo a usare la lente di ingrandimento, che effettivamente si legge un po' male. Poi ci sono anche delle tavole abbastanza carine. Io non sapevo se smettere o meno con Hanako-kun perché non mi ha effettivamente convinta, però verso la fine appunto mi sono detta, ma però non è male dopo tutto, no? Sono delle cose anche carucce. E volevo farvi vedere, ecco, magari questa tavola qui, che secondo me è molto bella. Poi insomma anche il personaggio Hanako è molto carino. E questo è stato il primo che mi ha lasciato un po' così, perché effettivamente secondo me ci sono troppe battute sceme a volte, che forse devono anche un po' stemperare certe cose, però è veramente scemotto. Il secondo, questo qui, invece è un pochino diverso, nel senso che comunque ci sono anche dei momenti abbastanza ricchi di pathos, però sono sempre uniti anche, cioè dopo che c'è un pochino di sentimento, noti che si arriva alla parte scema, come se dovessero stemperare anche questo momento un po' di tristezza, un po' di come posso dire, di riflessione su qualcosa anche del personaggio di Hanako. Perché non riesco a smettere di leggerlo, perché effettivamente non mi sono, cioè non ho capito bene dove voglia arrivare questo manga. Ora mi sembra che in Giappone siano usciti 14 numeri, da noi siamo arrivati al 3, quindi al terzo tradotto. Non lo so, sono curiosa, può darsi anche che lo leggerò anche tutto, non lo so. Però voglio dire, se il primo mi sono detta boh, il secondo mi sono detta ma sì, dai. Poi comunque i disegni sono belli, adesso, a parte tutto.
A parte, insomma, queste vignettine così piccole che a volte serve proprio la lente di ingrandimento. E niente, quindi in buona sostanza lo consiglio. Ah, poi c'è, vabbè, c'è la sovracopertina. Adesso la voglio togliere perché così vi faccio vedere. Questa così, che è giusto anche vedere un po', no? Quindi c'è qualche storiella, mettiamola così anche a livello della copertina sottostante. Vedete? Tac. E tac. Sono i ringraziamenti. Voglio dire, non è brutto, eh? Oddio, non è neanche meraviglioso questo manga, però si legge. Se ci fossero meno momenti stupidini, forse sarebbe anche meglio, secondo me. Però diciamo che nel complesso, anche dove ogni tanto ci sono dei momenti divertenti, sono dei momenti divertenti che hanno un senso, a volte un po' meno, però quelli più divertenti hanno un senso. Quindi, vabbè, d'altra parte non possiamo aspettarci nulla di orripilante quando si tratta di un Terrifican Toilette Saga. Però voglio vedere se andando avanti, insomma, diventa un pochino più serio, se affronterà argomenti, non voglio dire argomenti più seri, però magari entrando un po' più nel soprannaturale, perché comunque nel primo Hanako Kun, il soprannaturale, scusate, è un po' più accentuato verso la fine. Nel secondo c'è qualcosa, però non ci ho visto niente di particolarmente esaltante, più che altro un po' più di riconoscimento verso il personaggio di Hanako e un qualcosa che ci fa capire del perché, visto che lui è uno spirito, questo lo posso dire, penso che poi si capisca. E adesso, cioè, capire per quale ragione Hanako è uno spirito, che cosa ha fatto per diventare uno spirito maledetto, che però non si sa se sia effettivamente maligno o meno. Comunque, io la lettura la consiglio perché comunque passate un momento anche allegro nel leggere le varie battute e vedremo con i prossimi come saranno, se li continuerò oppure no, vi farò sapere su questi schermi. Intanto, se avete visto questo video e non siete iscritti, iscrivetevi, fatelo su, fate un'opera di carità. C'è anche il gruppo Telegram, Instagram, Facebook. Twitch che non uso, ma magari un giorno ci farò qualcosa, non lo so. Quindi vi aspetto al prossimo video e ancora buone feste. Ciao!